quattro parlamentari alla cerimonia del 2 giugno in Cortile degli Svizzeri: Marcucci, Granaiola e Mariani del PD e Deborah Bergamini di Forza Italia. Ad Andrea Marcucci, uno dei senatori più vicini al premier Renzi, abbiamo chiesto quale sarà l'azione del governo dopo il clamoroso successo del PD alle elezioni europee. Dopo il risultato delle elezioni europee credo che non ci sono dubbi, il governo deve svolgere una funzione importante all'interno del paese e soprattutto in Europa. Bisogna ottenere maggiore elasticità sugli investimenti, rilanciare l'economia, aprire il mercato del lavoro. Oggi parte una fase nuova con un governo rafforzato, con un presidente del Consiglio che ha avuto un forte mandato popolare e noi gli staremo vicini e lo sopporteremo come abbiamo fatto fino ad oggi. A Deborah Bergamini, responsabile nazionale della comunicazione di Forza Italia, abbiamo chiesto in che direzione sta andando il partito di Berlusconi. Forza Italia va incontro alle necessità e alle preoccupazioni degli italiani e lo fa naturalmente attraverso un dibattito interno decisivo, importante per il futuro, ma lo fa soprattutto riaprendosi ai segmenti produttivi, tornando a dialogare con loro, tornando a dialogare con quel ceto medio che sta pagando più fortemente il costo di una crisi economica che al momento, nonostante le promesse di Renzi e del suo governo, non accenna a smorzarsi.